Ciao a tutti! Allora, oggi vi faccio vedere perché sono assente un pochino dai social, però sto lavorando molto con la macchina infernale. La macchina infernale è la Silhouette Cameo. L'ho presa da pochi mesi e devo dire che mi ha dato parecchie rogne, però adesso sto cercando di realizzare qualcosa e mi sta aiutando. Il tema è comunioni, quindi vi faccio vedere dapprima alcune scatoline, solo alcune, perché un negozio me le ha chieste, però voleva l'esclusiva, quindi non posso mostrare foto, non posso metterle in vendita, insomma, voleva l'esclusiva, vedremo come andrà a finire, altrimenti me le riprendo. Le altre, che saranno anche sul mio negozio Etsy, ve le faccio vedere adesso perché poi le devo consegnare. La prima scatolina in assoluto che ho realizzato è questa qui. Il file è della Silhouette Store, quindi lo potete trovare per chi ha ovviamente questa macchina lì. Eventualmente di qualcuno che ho realizzato io potrei farvi avere il PDF, così magari se riuscite lo tagliate voi, perché se avete molta pazienza lo potete fare con un taglierino che fa gli angoli eccetera, lo potete fare, però ovviamente per chi ha la macchina è tutt'altra cosa. Quindi questa è la scatolina, è un portaconfetti, quindi qua dentro ci stanno solamente i confetti. Era un pochino più piccola e io ho voluto farla un po' più grande perché all'interno ci stavano veramente i confetti stretti, quelli con la mandorla. E quindi questo qua è il risultato. Ho utilizzato tre cartoncini, uno per realizzare la parte insomma della pelle, uno per la scatolina e un altro per i capelli. Poi ho aggiunto questi strass ed è molto carina, si chiude con il fiocco, quindi vedete ci sono i forellini, si chiude con il fiocco, all'interno trovate i confetti e secondo me è la più bella in assoluto. Ripeto, il file non è mio, è sul Silhouette Store. Su questa idea però ho voluto realizzare il maschietto, perché me l'hanno chiesto, il maschietto, e non c'era qualcosa che mi piacesse, non che non ci fosse qualcosa sul Silhouette Store, però non c'era qualcosa che mi piacesse, quindi mi sono messa con la santa pazienza e me lo sono realizzato. Quindi questo è un file che ho creato io ed è sempre fatto a scatolina, quindi come se il bambino, il ragazzetto avesse la tunica e con la croce, vedete anche lei ha la croce qui, che vabbè non si nota molto, comunque forse devo mettere un altro cartoncino colorato così si nota un po' di più. Va bene, quindi ho fatto sempre le manine congiunte e ho creato tutta quanta la parte del volto utilizzando sempre tre cartoncini, uno per la parte della scatolina, uno per beige, insomma, per la parte della pelle. Secondo me andrebbe un cartoncino di grammatura abbastanza elevata. Avendo solamente un 200 grammi ne ho messi due, perché altrimenti la testa poi si piega, sono ritrovata così, quindi ho voluto aggiungere due cartoncini e poi un cartoncino insomma per i capelli. Quindi questo qua è il risultato. Devo dire, non è proprio bellissimo come la signorinella, però essendo anche un maschietto, insomma, è più serio, è più serioso e come risultato non mi dispiace. Come anche ragazzo ho realizzato queste scatoline. È un mix di due schemi, uno per realizzare una card e uno per realizzare questa scatolina di questa dimensione. Quindi li ho uniti insieme, sempre lì anche un lavoraccio, però ce l'ho fatta e ho creato queste scatole con il vestitino. Quindi qui c'è la croce, ho aggiunto la croce e il fazzoletto con il fiorellino. Non sapevo se imbossarlo oppure no, se mettere qualcos'altro. C'è chi mi ha detto che è troppo piena, c'è chi mi ha detto che è troppo vuota, però fondamentalmente mi piace questo, mi piace come risultato perché i simboli comunque ci sono, c'è il simbolo della croce, c'è il fatto che sia un vestitino perché sembra che è un vestitino e all'interno ci stanno i confetti. Io qua ho fatto una simil confettata in modo che si possa vedere il risultato, ci stanno anche belli comodi, quindi non è piccola come l'altra. E quindi questa è un'idea, ne avevo fatto un altro per ragazzetta, quindi un vestito da ragazza, però non ve lo posso mostrare perché per il momento è presso questo negozio. Poi ho realizzato questa qui, che è fatta di un file che ho creato io con la Silhouette, quindi questa scatolina piccolina, all'interno ci sono solamente i 5 confetti, quindi non so, non ve li apro, comunque ci vanno i 5 confetti confezionati insomma con il fiocco. E
poi ho aggiunto sulla parte davanti un kansashi. Anche qui, per realizzare questo kansashi a forma di angelo, prima ne ho fatto uno, ho detto papà ti piace? Ha detto sembra una farfalla, ok, allora non va bene. Questo ti piace? Sì, ma fai la testa. Insomma, ho fatto varie prove che vi mostro. Questo qua è quello che piaceva di più, perché c'aveva la faccina disegnata, però io sinceramente non sono in grado di disegnare faccine e quindi ho voluto lasciare questa cosa così senza disegnata, che secondo me è anche carina. Quindi questo è stato il primo che ho realizzato angioletto, poi ho fatto le altre prove e poi ne ho realizzato anche uno dorato che qui adesso non è con me. Eventualmente, se volete il tutorial di questi angioletti, fatemelo sapere, che forse per Natale ci riesco. Poi ho realizzato banalmente questa, che ancora non so come decorare, quindi ve la mostro a livello proprio informativo, perché secondo me è molto carina, però ho ordinato delle fustelle che arriveranno non si sa quale in quale Natale da AliExpress, e per decorarla nella parte superiore. Adesso mi sono arrivati anche delle fustelle di alcuni fiori, che vi faccio vedere così, ecco, questo è il fiore che si dovrebbe, insomma, arrotolare. Ho fatto dei disastri per ora, quindi ancora non ho delle idee su come decorarla nella parte superiore, e penso anche di fare la parte inferiore di un altro colore in modo che si possa vedere tutto quanto la lavorazione. Vedete, la macchina fa delle cose stupende quando decide di funzionare. Quando decide di non funzionare dovete mollare tutto, uscirvene e prendere un caffè. Infine c'è questa, che è sulla falsariga di quella lì più piccolina, vedete, è lo stesso tipo di disegno, solo che questo è un file dello store, questo qua invece l'ho creato, questa piccolina l'ho creata io, quindi questa è un po' più grande proprio per contenere eventualmente la bomboniera. Nella parte superiore ho voluto inserire questa parte goffrata, quindi è un cartoncino perlato che ho goffrato, e poi ho inserito questa stampa di croce con dei fiorellini a rilievo. Secondo me è abbastanza carina, si può adattare sia a maschietto che a femminuccia, quindi è abbastanza utilizzabile nei due sensi. E poi qua vabbè, ho messo solamente un fiocchettino, però lo potete decorare, poi sembra molto molto più carino, molto più bello. Altra idea che mi è stata chiesta è quella che vi è piaciuta molto anche sul mio gruppo, è stata quella delle caramelline. Ho realizzato delle caramelle, cerco di farvele vedere più da vicino. Ecco qua, queste sono dei facsimile. Sono delle caramelline perfettamente chiuse, all'interno c'è un confetto, però si possono mettere tutte le caramelle che volete, cioè tutte, a seconda della dimensione, insomma. E poi sopra ho fatto una stampa. La stampa è realizzata su una carta fotografica, una carta glossy, ed è realizzata al laser. Al momento non ce l'ho io la stampante al laser, però l'ho fatta realizzare, e però non vi nego che vorrei acquistarla. Quindi se avete una stampante laser, contattatemi, perché voglio sapere tutte le notizie, oppure lasciatemi un commento perché voglio sapere come vi trovate. Questa è la prima caramellina, e tutto quanto il, diciamo, il design l'ho fatto io, e poi l'ho ritagliata, incollata, e quindi all'interno trovate il confetto. Mi pare che ci avessi anche quella aperta, no. E poi ho realizzato questa qui, che con la croce, vedete, anche dietro gira così, e l'ho fatta in due colorazioni, un nero e un rosso, ma era generico, nel senso che poi per il maschietto e la femminuccia si possono scegliere i colori che uno vuole. Sta andando molto il Tiffany, eh? Tutte queste cose le potete trovare sul mio sito, spero di metterle presto, perché adesso sono stata molto impegnata a realizzarle. Adesso vi faccio vedere i tag, quindi eventualmente nella... qual è questa? Nella scatolina che vi ho mostrato si può anche aggiungere un tag di questi, vedete? O qui, eccetera. E li ho realizzati perché vanno molto, questi qua me li richiedono tantissimi, e quindi avendo la Silly adesso faccio tutte le forme possibili e immaginabili di tutti i tipi. Qua mi sono limitata, perché le dovevo comunque far vedere, e mi sono limitata a crearne uno semplice, vedete? E uno goffrato, quindi con i puntini. E ho fatto delle varie prove, anche di varie stampe, sempre su questi due stili. Quindi questo qua è il primo, ed è su forma di fiore con la colomba. I colori davvero sono indicativi, anche per permettere alla signora del negozio di ricordare quali vengono più apprezzati e quali meno. Questi qua ho scelto un angioletto e il nome da stampare sopra, e quindi hanno questa forma. Le forme sono tutte dal store, dallo store Silhouette, però se voi le trovate online, trovate il template, potete tranquillamente, tramite il programma appunto, farvi questo tipo di taglio. Poi
Poi ho realizzato queste con l'angioletto in due colorazioni, questo è quello goffrato, vedete, e questo qua invece è quello liscio. Ho creato queste immagini perché mi chiedono, no, magari fammi un'immagine a tema di cresima, un'immagine a tema di comunione. Si può mettere qualsiasi tipo di immagine, ovviamente, e anche il nome. Io, per evitare di creare delle cose particolarmente personalizzate, ho creato questi qua da far vedere, insomma. Poi ci sono questi, dove ho scritto semplicemente la mia prima comunione. Eccoli qua. Questo è molto carino da vedere goffrato perché sembra di più, insomma, il tipo di lavorazione e quindi è molto più carino. Infine, quelli che per me sono più carini sono questi due, forse dato anche dal colore, che è indicativo, come vi ho detto. Questo l'ho realizzato solamente in semplice, quindi non l'ho goffrato dietro perché aveva già i fori, quindi mi piace così. Ed è molto molto carino, mi piace, è quello che mi piace di più in assoluto. E poi c'è questo qui che ho realizzato con la croce, e qua c'è anche, sì, quello là che è goffrato, vedete, che poi praticamente crea una specie di spessore e quindi sembra anche meglio, fermo restando che si può mettere anche lo scotch un pochino più alto e quindi sembrano un po' più carini. Questi sono quelli già presenti sul sito che ho fatto un po' di tempo fa, e anche questi sono molto carini, un po' più grandi. Vedete, rispetto alla scatolina, è praticamente, ci sta in questo modo. Questa è la scatolina più grande. E si possono fare anche in diverse dimensioni, questo è il bello della Silly, perché taglia in qualsiasi tipo di formato. Quindi ho creato delle varie stampe con le signorinelle con i capelli corti, quelli lisci, quelli neri, eccetera, e sono molto molto carine. C'è anche quella con i capelli ricci, che è molto carina, e queste le trovate, vi ho detto forse già, le trovate già sul mio store, perché adesso Etsy è anche cambiato, stanno facendo un macello, quindi ho dovuto aggiornare tutto. Questa è la parte, diciamo, relativa al maschietto. Ho scelto questi due colori che sono indicativi, ma comunque per far vedere il risultato. E adesso ne sto facendo uno su sfondo rosso e interno beige, sempre per una cresima, ed è molto molto carino, quindi hanno scelto questo tipo di disegno anche per mettere delle farfalline, mi hanno detto, non lo so, comunque li sto realizzando, e dietro sto anche inserendo una piccola preghiera. Comunque, questo qua è quello che ho realizzato. Questo è tutto. Ditemi se vi piace qualcosa e cosa vi piace in particolare, cosa proprio non vi è piaciuto e che odiate. Ditemi se volete vedere il video tutorial di questo angioletto, e se vi piace questo tipo di video, quindi se volete vedere le altre creazioni che realizzo con la Silly. Ormai è la mia macchina e la devo utilizzare, anche perché mi è costato un bel po'. Niente, io vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ciao ciao!